Buongiorno cari amici, vediamo cosa c'è oggi nella rassegna stampa, nella nostra zuppa di porro mattutina. Siamo al 14 dicembre e ci troviamo di venerdì. Allora vi dico subito che potete evitare il fake quotidiano oggi. In genere è un giornale che voi sapete io leggo con attenzione per capire quello che pensa il governo. Ai ai ai, guardate oggi che cosa sembrava il fake quotidiano. Un dinosauro, lo vedete? Un dinosauro. Volete che me lo metto? Allora, se volete che parli del fake quotidiano di oggi, posso parlare di questo dinosauro che ha più peso di quello che oggi ha fatto Di Maio nel forum. Il forum di Di Maio era un forum da T-Rex, da T-Rex. Pensate che ci sia una domanda? Pensate che ci sia stata una zampata? Niente di tutto questo. Sembrava una mia intervista, non so, a Berlusconi negli anni d'oro. Non c'era nulla di nulla. Insomma, quindi lasciate perdere pagina 2 e pagina 3 che pomposamente vengono definite forum con Di Maio perché sono totalmente inutili da leggere, così come è totalmente inutile da leggere è lo strillone del Fatto Quotidiano. Quindi vi faccio questa breve premessa iniziale così che vi permetta di risparmiare queste orette e mezzo perché ci spiega che il Greco, che sarebbe un gruppo di paesi europei, è contentissimo del decreto spazzacorrotti. Così si chiama il decreto in Italia, spazzacorrotti. Vabbè. E questo per quanto riguarda il governo e il fake quotidiano. Altre fake nascono invece dal Terzo Valico e sono fake un po' più interessanti perché Toninelli ha detto ieri, ha fatto capire ieri che il Terzo Valico si deve fare e io dico anche grazie al cavolo, il Rex Porro, bravo Françoise, perché grazie al cavolo si deve fare il Terzo Valico? Perché semplicemente stiamo bucando le montagne, stiamo facendo le ispezioni dal 2013, e il Terzo Valico dovrebbe concludersi nel 2021 e il Terzo Valico è una ferrovia che dovrebbe portare le merci dal porto di Genova alla Lombardia e alla Piemonte. Chiaro? Questo è il Ciao Mario, un buongiorno a Londra. Questo è il Terzo Valico e oggi scopriamo che interromperlo sarebbe superiore come costi al farlo, posto che ne abbiamo fatto per gran parte. Ciao Michele. Questo per quanto riguarda, diciamo, il Terzo Valico e sul Terzo Valico vediamo ci sono Toti, forse l'unico che oggi fa un commento, diciamo, un po' piccato perché dice che gli sembra surreale che si sia perso tanto tempo quando si poteva decidere prima. Interessante il pezzo di San Giuliano oggi sulla stampa perché il cronista di politica dice: guardate che Grillo è molto arrabbiato col Movimento 5 Stelle. Per fortuna dico io che il Movimento 5 Stelle, dico io, ha fatto arrabbiare Grillo perché Grillo considera una delle 5 Stelle proprio l'ambiente e sulla TAP, sui condoni, sul Terzo Valico, sulla TAV Grillo sarebbe furibondo. Questo è il retroscena della stampa per chi ha piacere di leggersi il pensiero di quel cazzone di Grillo che per quanto mi riguarda dovrebbe essere confinato a un teatro di serie B. Insomma, secondo me nel nostro teatro di Andria non dovrebbe neanche comparire per quanto mi fa ridere. Altra divertente situazione che si è venuta a creare purtroppo sempre in Puglia dove noi vogliamo confinare ma non nel teatro di Andria Grillo è quella di un premio a Renato Curcio. Un premio a Renato Curcio perché aveva lo zio partigiano, dice giustamente oggi Mascheroni sul giornale, se le colpe dei padri non debbono ricadere sui figli, beh, insomma, i presunti premi dati agli zii non si capisce perché debbano finire ai nipoti, soprattutto se quel nipote che si chiama Curcio, porca puttana, è un terrorista rosso, fondatore delle Brigate Rosse, un comunista orrendo che non si è mai dissociato e c'è qualche cretino imbecille che vuole consegnare a lui un premio. Io sapete cosa farei? Io attenzionerei, come dicono in questura, il cretino, ciao Alessandro, che ho visto ieri sera a Quarta Repubblica, no, a Rete 4, io metterei in galera, ma preventivamente, insomma, secondo una ferrea giustizia fascista, metterei diciamo, da Mincul Pop, oppure come i Precox, come cavolo si chiamavano, di Minority Report, metterei in galera, proprio lo metterei in galera, lo attenzionerei, cercherei di mettere un uomo dei servizi segreti che segua costantemente tutti i personaggi che hanno pensato di dare un premio a Renato Curcio, perché c'hanno due possibilità questi qua, secondo le categorie di Cipolla, o sono cretini e allora sono un disastro per la società, soprattutto se hanno ruoli pubblici, o se non sono cretini sono dei delinquenti pericolosi, perché uno che pensa di dare un premio a Renato Curcio perché lo zio era un partigiano, beh, insomma, se non deve andare in galera comunque deve essere comunque messo sotto controllo. Aug Matteo.
E questo per quanto riguarda una vicenda di cui parla, mi sembra, il giornale, 10 righe il Repubblica, 10 righe non di più il Corriere della Sera, e La Verità pure mi sembra che ne parla. Quindi Esther, il punto è effettivamente questo, è chi l'ha pensata, non chi l'ha subito questo premio. Insomma, bisognerebbe avere un certo attenzione nei suoi confronti. Oggi Ricolfi fa un pezzo molto interessante riguardo a l'assassino islamico che ha seminato il terrore, scusate il lapsus tremendo, a Strasburgo, tra l'altro lasciando in fin di vita un povero reporter italiano, il quale di cui voi sapete la madre ha detto, e oggi sui giornali, che purtroppo è spacciato. Speriamo che non sia così, ma insomma potrebbe essere la quarta vittima di quell'attentato. Allora, che cosa dice Ricolfi oggi sul Messaggero e sul Mattino, cioè sui giornali del gruppo Caltagirone? Beh, dice una cosa molto semplice, dice: ma scusate, questo è un affiche S, cioè uno di quei 26.000 attenzionati dalla polizia francese, e è stato condannato per rapine, furti e altre vicende per 27 volte. Che senso di giustizia possiamo avere? Che senso di giustizia possiamo avere se lasciamo libera una persona di commettere il 28esimo reato? Si chiede retoricamente Ricolfi. Per di più, il 28esimo reato, come si è visto in questo caso, è un 28esimo reato in cui sono morte 4 persone, 3 persone ferite, altre 11, ed è un attentato nei confronti del mondo occidentale. Insomma, io devo dire che su questo ragionamento seguo molto Ricolfi, che fa una premessa, probabilmente io non dirò una bestialità giudiziaria, giuridica, ma ascoltatemi. Poco chiara sta vicenda nel taxi, sì, molto poco chiare tutte queste vicende. Françoise, l'altra cosa che oggi noto sui giornali, mi sembra che lo citi il giornale, ma tanti altri giornali, il fatto che l'ONU vota contro una demenziale, e come spesso avviene, demenziale norma, diciamo sempre molto simile al mio amico Rex, T-Rex. Questa norma prevedeva che si mettesse un semaforo rosso non quando il T-Rex prova il parmigiano, o se no se il T-Rex prova il prosciutto crudo o il prosciutto di Parma, si metteva un semaforo rosso. Questa era l'idea dell'ONU, perché erano degli alimenti che avrebbero fatto male al T-Rex, cioè a tutti noi. Ci saremmo estinti come lui a forza di mangiare zuccheri, eccetera. Avete rotto le palle. Io mi mangio il parmigiano, mi mangio gli zuccheri, mi mangio anche la Fiesta, se volete, che non vi piace a tutti, mi mangio anche il Big Mac. Ma l'idea che ci sia un semaforo deciso dell'ONU è una roba che mi faceva rabbrividire. Non è passata e il T-Rex è contento. Ce lo terremo ancora un po', non si estingue. 28 reati e spasso, dice qualcuno riguardo alla vicenda di prima. Vogliamo parlare delle cose noiose? Beh sì, lo parliamo. Che bello. Della manovra. La manovra è, ragazzi, una ammissione, cioè del tempo che vi ho fatto perdere con la zuppa negli ultimi mesi, perché ieri è stato approvato il decreto fiscale. Nel decreto fiscale, come notano bene oggi tutti i giornali, non c'è i famosi 100.000 euro, cioè la dichiarazione integrativa, e quindi abbiamo parlato di questa dichiarazione integrativa per anni. E non ci saranno molti saldi stralci come erano stati pensati all'inizio, e vabbè, adesso nella manovra non ci sarà il 2,4%, ma ci sarà il 2,04%, e avremo i commenti, perché fino a ieri ci dicevano i giornali antigovernativi tipo Repubblica e tipo anche lo stesso giornale: che manovra di schifo che questa è. Poi oggi che la manovra l'hanno cambiata, dicono, perché il deficit passa dal 2,4 al 2,04, dicono è il governo che non mantiene le sue promesse. Cioè, è una cosa fantastica. Pur di spavalare a questo governo che assolutamente non mi piace, questa manovra che fa schifo, i giornali dicono tutto il contrario di tutto. Il punto fondamentale è che ancora non si sa se il nostro Moscovici, oggi ritratto mi sembra da Massimo Franco, e diciamo Massimo Franco è molto cattivo con Renzi, devo dire, è stato molto cattivo con Di Maio, ma con Moscovici potrebbe esserlo altrettanto, ma non lo è. Cioè, si nota nella sua nel suo ritratto, che vorrebbe essere un po' caustico, in questo signore che attacca l'Italia non rendendosi conto di quello che avviene nella sua Francia, ed esponente di un partito, come nota Franco, perso, come i socialisti francesi, che non esistono più, ed è lì grazie a quel partito che oggi non esiste più e oggi si sta riciclando col partito di Macron. Beh, insomma, questo ritratto di Moscovici oggi del Corriere della Sera è all'acquetta di rose. Nel frattempo la nostra manovra pure è all'acquetta di rose, perché si stanno cercando di risparmiare soldi
soldi sia sul reddito di cittadinanza sia sulle pensioni quota 100. Oggi c'è una proposta molto critica nei confronti, un'intervista con una proposta molto critica rispetto a quello che sta facendo il governo, di quello che era considerato il consulente del governo da parte leghista Brambilla sulle pensioni, che dice che con questo governo c'è è una riforma all'acqua di rose. Sulla manovra quindi attendiamo di vedere cosa riusciranno a decidere fino alla fine, perché ora mi sembra perdere tempo. La cosa fondamentale oggi, la titolo, il Sole 24 Ore, con questa vi lascio, dice: il quantitative easing si finisce, come era previsto a fine del 2018, sostanzialmente l'attitudine della Banca Centrale Europea di stampare moneta, nel senso che non hanno bisogno di stampare, loro comprano titoli di Stato, tra cui quelli italiani. È chiaro che se c'è un grande compratore di titoli di Stato come la Banca Centrale Europea, i titoli di Stato soffrono di meno perché hanno sempre un compratore. Tutti noi che facciamo i commercianti vorremmo avere un compratore eterno delle cose che produciamo, perché ci farebbe molto comodo sapere a chi venderle. Pensate un po' voi, lo Stato italiano che tutti i giorni deve svegliarsi la mattina e vendere i suoi titoli di Stato. Ma c'è un vantaggio nelle dichiarazioni che ha fatto ieri Draghi. La prima è che non alzerà i tassi di interesse, e questo sarebbe precipitosamente negativo per i nostri titoli nella prima metà del 2019. E la seconda cosa, state bene attenti, cosa succede? I titoli di Stato italiani che ha comprato negli ultimi anni arriveranno a scadenza, quindi lui, non so, ha comprato 100 miliardi di titoli di Stato e fra qualche anno l'Italia e rimborserà questi titoli di Stato, finirà di pagare questi titoli di Stato gli interessi. Allora con quei soldi, in realtà con i soldi a scadenza del capitale investito in titoli italiani, soltanto con questi soldi a scadenza ne ricomprerà altri. Insomma, l'atteggiamento è che la quantitative easing cessa, ma in maniera graduale, lenta, per non far casino. Ieri lo spread è sceso a 2,60, oggi Belpietro dice: nonostante Moscovici si sia messo coso e contro, non ci sono state grandi tensioni sullo spread. Ciao ciao da Dubai, vedo che ci sono amici che stanno a Dubai. Bonjour Giampaolo Serino, che ieri ha fatto molto discutere con dei pezzi sul sito nicolaporro.it. E Battisti arrestato, Giampaolo lo sta scrivendo, forse in questo momento sarebbe una di quelle buone notizie di questo Bolsonaro tanto odiato dai nostri giornali, ma che finalmente fa rispettare una legge sacrosanta, che è quella della giustizia, per cui Battisti, che è un volgare assassino, deve stare in carcere, come forse di più di quanto lo è stato Curcio. Beh, io direi che a questo punto con il mio T-Rex vi saluto e vi ricordo che la zuppa ci sarà anche domani, se la mangerà anche lui, e sul sito nicolaporro.it tutte le notizie che vi piacciono. Ciao!